Benvenuto Nicolò. Buongiorno a tutti. Neo maestro del gusto, gelateria Dantan, diciamolo, via Nicolò Fabrizi. Quindi complimenti per essere entrato nella famiglia. Grazie. Di maestri del gusto. Quali sono le tue aspettative però sul progetto? Ma innanzitutto è un progetto che entrarci è stato molto difficile, perché è stato, le metodologie per l'acquisizione del titolo sono molto ferree e molto rigide. Per fortuna, parliamo dalle materie prime, dalla filiera appunto del controllo, eccetera eccetera, e quindi le aspettative sono una maggiore visibilità, perché quella non basta mai, e poi tra specialmente avere un rapporto sempre con lo slow food, con colleghi, trovare una sinergia con la propria città. Essendo maestri del gusto, un marchio territoriale, siamo voluti entrare proprio per questo, per cercare appunto di essere coinvolti ancora di più dalla Camera di Commercio e da tutto quello che lo circonda. Quindi. Ecco, il tuo percorso è l'apertura di quella che era una gelateria di quartiere, un quartiere residenziale di Torino, ma che grazie al tuo lavoro ha raggiunto anche degli importanti riconoscimenti, come appunto Maestro del Gusto, ma anche la presenza nella guida del Gambero Rosso. Ecco, facci un po' in tre parole l'evoluzione del tuo percorso. In tre parole sarebbe difficile, perché dovrei sintetizzare un percorso di 16 anni. Detto ciò, comunque siamo nati come una piccola gelateria di borgo, in una via che era ed è comunque sempre molto bella. È stato un percorso molto difficile, ce l'abbiamo messa tutta, ma allo stesso tempo, da che eravamo la gelateria della via, siamo diventati la gelateria, un po' come ce ne sono tante comunque, della città. E questo è stato un bel exploit, insomma, nell'arco di 16 anni è stata una bella gratificazione. Allora, buona terra madre. Grazie mille a tutti.